Non sono bastati il cuore e l'ottima prestazione di Bucci all'Orsa Basket Barcellona per evitare la quinta sconfitta consecutiva arrivata in un vuoto Palalberti contro la Basket School Messina, seconda forza del campionato con 24 punti dietro la corazzata Green Basket Palermo che ha battuto 90-66 la Vis Reggio Calabria. Abbiamo incontrato una buonissima squadra che con noi forse aveva motivazione particolare, ha giocato una grossa partita, ci ha messo in difficoltà, però poi alla fine dico i valori vengono fuori. E come hai detto tu, l'abbiamo quasi sempre controllata, loro sono rientrati un paio di volte a meno 6, però abbiamo avuto sempre la forza di reagire e di controllare la partita. Dove può arrivare questa Basket School? Ma non lo so, dico, dipende molto da loro, dai nostri ragazzi, dai giocatori. Ancora non hanno assimilato molto il mio pensiero di pallacanestro. Però diciamo pure che siamo secondi in classifica e che possiamo arrivare solo se ci mettiamo l'impegno giusto e la concentrazione giusta sino in fondo. Al Palalberti purtroppo ancora una volta si è svolto il festival degli errori e Coach Biondo ha cercato in tutti i modi di limitare i danni contro una squadra più esperta e tecnicamente preparata. Scivoli in casa anche la svincolata Milazzo nel derby contro il Castanea, 88-92 il risultato finale. Ritorno alla vittoria la Fortitudo Messina Gravina per 74-71 e la Pallacanestro Messina contro il Fanino di Coda Orlandina Lab. Vincono anche il Catanzaro a Catania contro il Cus 77-57 e Gela contro la DR Reggio Calabria 90-78. In classifica perde la seconda posizione Milazzo che scivola al terzo posto, mentre Catanzaro aggancia Gravina al quarto posto e la Pallacanestro Messina affianca il Gela al quinto. Nella parte destra muovono la classifica la sorprendente Castanea che sale a 14 punti e la Fortitudo Messina.